Bella a tutti ragazzi, sono Luca. In questa Signore e puntata signori, la giostra sta per iniziare. Ecco a voi rischierò Knights tutto. Rampage. Perché? Questa gara è un evento sul circuito classico. I piloti si Perché ho deciso di posizionano su. fare questa gara per il libretto e subito dopo ne ho un'altra, quindi rischierò tutto. Tirone anche più veloce, attenzione. Attenzione, perché qua mi sa che... Un attimo solo. Ok, ci sono. Qua mi sa che vado nella merda più totale. Quindi non sorprendetevi se ci saranno rage quit o cose simili, perché è tutto normale nelle gare per libretto. Quindi... Orca puttana! Sei un coglione, non sei un dio. Dai! Fermare mai! Dai, maledetto tirone! Levati dal cazzo! Vai così, vai, vai, vai! Attenzione! Prende la curva, bene! Attenzione, la prende veloce, prende sulla destra, la passa, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, entra in aria, da fuori aria, attenzione, entra in aria, da fuori aria, attenzione, rete! Sì, beh, non ha senso ciò che ho appena detto, ma non importa. Madonna, tirone, vai via dalle palle! Ok, secondo giro e ho tirone attaccato al culo. Ragazzi, pregate per me, incrociate le dita per piacere, vi prego. Fate il tifo. Lucas, Lucas, dai. Poi è bello che quando faccio i rage quit li faccio perché? Perché mi battono all'ultimo o cose simili, no? Perché... O perché succede un qualche puttanata, qualche roba sfigata, tipo questa, lo sapevo. Lo sapevo. Io lo sapevo. Mannaggia te. Oppa. Al primo posto c'è l'auto 1. In un posto ci sono io, scemo di Cinquanta minuti per guerra. trasformare l'auto 2 in un cumulo di rottami. La merda. Ma poi anch'io sono proprio forte, no? Perché con tutti quelli che potevo sfidare, proprio tirone. Oh, cazzo, ho sbagliato la curva. Bene, andiamo. Dai, vaffanculo. Sì, non so, non è ancora. Guarda, se fosse stato l'ultimo giro, giuro che non facevo il rage quit, eliminavo il gioco. Lo giuro su tirone. Cagata qua dei muri che colpisci un muro e ne colpisci altri 10. Colpisci i muri di tutto il mondo senza neanche rendertene conto. Pensi di mettermi pressione, handicappato? Buona! Sì, stavolta l'ho presa bene, dai. Non ho più il paraurti davanti, ma non importa. Porco. Dai, dai, ma dai! Cazzo! Amo sto gioco, davvero, con tutto il mio cuore. Ecco, adesso ancora, eh. Mi raccomando. Guarda che roba! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, ho perso. Dio buono.
non è possibile. L'ultima curva. Perso. Attenzione, l'auto 2 ha colpito una barriera. Sì, vai così. Non è possibile, porco. No, non è possibile che se colpisci un muro devi colpirlo ancora e ancora e ancora. Non è possibile che se prendi una curva sbagli un attimo e c'è quel cazzo di palo in mezzo ai coglioni. Non è ammissibile una cosa simile. Tanto non mi importa, tanta rabbia. Neanche mi piaceva più di tanto. Adesso infatti me ne prendo un'altra. Però fa salire il cazzo davvero, fa salire il cazzo sto gioco. Quando succedono ste cose davvero, madonna, mi è salito su un nervoso che fa paura. Allora, dai porca, ah comunque nella scorsa puntata ho sbloccato la, come si chiama, la gara promozionale. Mi segna che sono arrivato primo comunque, quindi vabbè. Adesso andiamo a concessionario e ne compriamo un'altra, anche se non so quale. Andiamo su tutte le auto e andiamo a destra. Carica. Ah, non carica. Beh, un attimo, Dove cazzo è che erano tutte? Qua più o meno dovrebbero essere. Ecco. Ah, guardiamo un attimo le L'M3, se no c'è la DB9, la Corvette, o la Corvette Z. Oh mio Dio, prendo la DB9, che dite? Mi piace la DB9, ma sì, dai, la DB9, 170.000 euro di auto, guarda che se perdo questa mi incazzo davvero. E modifichiamola un po'. Iniziamo subito con le prestazioni, assolutamente. Merda, ho sbagliato. Porca puttana, adesso ho sprecato soldi per niente. Vaffanculo a te, accidenti. Però stavo pensando che forse è meglio fare così. È meglio fare passo per passo. In tutti i giochi è meglio fare passo per passo. Si spende di più, ma è meglio perché ti danno più, ti dà più velocità. Ti aumenta pian piano il tutto. Non so se mi spiego. Quindi andiamo proprio passo, passo, tac. Bene, andiamo un'altra ancora. Non era un granché comunque l'M3, sinceramente. Aspettavo meglio, era più bella che altro. Ma vedevate che non riusciva a prendere una curva, non riusciva a fare un cazzo, non so. Guardiamo un po' se la DB9 è l'auto che, di cui ho bisogno, o se è anche lei come la M3. Perfetto. E vabbè, le cose estetiche le lascio magari, per un'altra volta. Poi più si va avanti e meno cose puoi fare, quindi orca puttana. Andiamo al motore, però mica male. Belli gli interni. Bene, dai. Tenuta di merda, però almeno... Almeno non sto lì a spendere altri soldi ancora. E vado subito alla prossima gara del libretto, a vedere un po'. Vai. Il problema è che se perdo ho sprecato 170 milioni di euro. Milioni, mila euro. Milioni, mica se fossero stati milioni. Tanto 8 messaggi su WhatsApp, va bene. Scopriamo chi vincerà nel Legends Climb. Chi è che c'è? Ok gente, un evento facile da seguire. Seiko, è il momento Bobby, di una gara sul circuito. Oggi i concorrenti competono per il libretto. Osservateli allinearsi sulla griglia di partenza. Tirone, sei un figlio di puttana, lo sai questo, vero?
sento come quando ho conosciuto mia moglie. Ti faccio questo effetto, lo so. Mamma, che accelerazione di merda. Perché è andato di là che è più difficile? Vabbè, cazzo suoi, non ne vado di qua. Tre giri anche di sta roba, che due coglioni. Dove va? Minchia. Vabbè. Leggera è come macchina. Toccato il muro già, è già spaccato tutto. Non so. Che cosa cazzo è appena successo? Io ho toccato i freni per frenare in curva e se... Quando succedono ste cose mi sale... Guarda, tutti i muri, tutti! Cioè, se non colpisci tutti i muri, sto gioco non si chiamerebbe Jayce 2. È allucinante! Guarda, colpisci questo? No, strano, non ho colpito l'altro. Come un idiota, ma ti sei visto, brutto coglione di un Caressa? Ah, poi anche sta cosa qua, che su FIFA non c'è più Caressa, ma c'è Pardo. Ma dai, Pardo. È quello lì di PES, ragazzi. Che cazzo. A me non mi sta simpatico. Cioè, io ho preso PES, ho preso FIFA, giocavo a PES e ho preso FIFA. E tipo, dicevo, che figate i commentatori di FIFA. In PES erano tipo, prende palla, tira, gol. Perde palla, prende palla, tira, gol. Invece su FIFA, vabbè, sì, a volte un po' rompevano i coglioni. Però tipo dicevano, l'Inter dopo il 2010 con il triplete ha avuto un calo. Insomma, fanno tutti questi paragoni così. Poi ti dicono, prende la palla, prova il tiro. Oppure dicono... Cazzo, non so, Torres è infermabile qua, no? Cioè, sono un po' più attivi, Caress e l'altro. Beppe Bergo. Pardo, io non so com'è. Ma vabbè. Poi su PES sparavano delle cagate. Tipo, tirava, andava in orbita. Ha sfiorato la traversa! Ma che cazzo dici? Cioè. Beh, a volte capita anche in FIFA, ma su PES capitava sempre. Quindi, boh, non so, anche sta cosa qua di sapere che... Poi magari non è neanche vero, io adesso non so bene perché l'ho letta un attimo su Facebook e quando l'ho letta ci sono rimasto di merda. Però se è vero che c'è Pierluigi Pardo, cioè... Sai, quest'anno FIFA 15 balza, io me lo faccio scaricare da qualcuno. Sto lì a comprarlo, non sto lì a spendere altri 60 euro per un gioco dove non cambia niente e cambia, l'unica cosa che cambia è il... Credo che l'auto 1 intendesse colpire quella... Cioè, Leon, stai scherzando? È l'unica cosa che cambia il commentatore che a me tra l'altro mi piaceva Caressa l'altro. Ma vabbè, insomma. Attenzione, l'auto 2 ha colpito una barriera di... Cos'è appena successo? Ma da un po' che non uso il freno mano. Quasi. Ecco, vaffanculo, non lo uso più. Maronna, Leon, che cazzo di rumore fai? Mi scorreggiato? Andiamo con calma. Con calma, attenzione. Prende bene la curva. Prova, va, giù, di nos. Può vincere la macchina. Attenzione, sta partendo. È partito, sta facendo. Sta vinto. Sì, ho vinto la gara per il libretto. Boom contro il muro. No, ci siamo mai. I'm back, Tirone. I'm back. Sta piovendo? Oh, sentivo un rumore che lo stesse piovendo. Invece no, c'è il sole, però in compenso c'è il raffreddore. Questo evento è terminato, alla prossima, ok. Stop.
facendo sta qua. Torneo. Vabbè, derapata enduro, tanto meglio proprio. La Lotus è una... Vabbè, usiamo una Mustang. Mi fido di più. No, questo è il circuito più merdoso che ci sia in tutto il cazzo di gioco. Io lo odio. Ma sapete cosa vuol dire odio? Io 2 milioni di punti qua senza mai toccare il muro non li farò mai. Proprio zero. Guarda, 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 subito. Bisogna andare strapiano perché è anche stretto sto merda. Dai! Porca troia! No, non ho voglia di farla questa, ragazzi. Questa la fallisco, ma non la faccio neanche se mi pagano. È troppo... troppo difficile. Cage Dragon è il circuito di drifting più difficile che ci sia in tutto il gioco. E anche quello là a Roma. Quindi... No, però aspettate, perché forse... Non me lo ricordo bene quello là a Roma, eh. Beh, insomma, Cage Dragon è quello più difficile, comunque. Uno dei più difficili, sicuro. Qui c'è un torneo, ma non... O lo faccio, però... che cazzo, resistenza. Vabbè, allora faccio questo, però... Il video durerà un po' di più, vabbè, dai. Non penso che voi mi diciate... Non penso che voi siate contrari, quindi... Burnzilla! Benvenuti al paradiso del turbo. Kazumi Gaseki, Kamiyako. Quattro tirone. Che c'è? Tiro semplice. Ma non usi la mia auto, la però, Figlio di puttana. Ah, no, beve, lo devo usare un altro tono. Porca bella. L'auto 2 conduce la gara. Auto 1 conduce la gara. Porco ano, sto guardando l'auto di tirone per capire che cazzo di auto era. Punto. Chi è? Ah, io mi chiamo Lucas. Se vuoi cercarmi su Facebook, via il link. Tutto trar. Parapiro, parapiro, lo vuoi un vampiro? Cominciavo quello in colorado, madonna, che manca. Ancora guardavo la TV. È arrivato il computer, ecco, ma va. Che bello sapere che l'auto 1 sono io! La gincana, oh, ma che oh, la gincana è una fucking block, faccio vita io, a parte il Dirt 3, madonna ragazzi, spero che si risolva sto, c'è un problema con l'account di Live, ogni tanto si disconnette, il problema è che se si disconnette con Jace 2, perché lo sapete che io sono connesso con Live, no? Questo è Live, se si disconnette con Jace 2, cioè, i salvataggi rimangono. Se si disconnette con... Perché c'ho la freccetta? Non so se voi la vedete, ma vabbè. Se si disconnette su Dirt 3, mi cancella tutto. Accidenti, la vettura sull'E1 ad alta velocità. È stato incredibile. Vabbè, che è stata easy sta gara, proprio. No, Decimation ancora. Due coglioni. Ho fame. Che ore sono? Le 11:30, io ho fame. Sul circuito classico. Dai che arriva a mezzogiorno, madonna. Benvenuti e poi io mangio mezzogiorno e mezzo. Che cos'hai? Cosa vuoi dalla mia vita? Tanto adesso si ritira. Oh!
No. Per me va bene. Cerca solo di non farmi ballare troppo. Ballare troppo? Siamo mica in discoteca, pirla. La nostra. No, non riesco a farla oggi. Non so che riesce, ma io. Va bene. E se non ti va bene, disiscriviti. No, dai, ma sto scherzando. Scherzando, riesco a farlo, farei tutto per voi. Bene. Andiamo giù di nos. Giù di nos, che poi non avevo nos, ma va bene. Fregato troppo. Bene. Attenzione. Prova a prendere la curva veloce. Vabbè, ho dovuto frenare, ma porca merda. I circuiti diventano sempre più difficili. Anche quelli che prima facevo facili, ora sono difficili. Porca merda. Deve essere tipo le, devono essere le macchine che, essendo più veloci, sono anche più difficili da tenere. Cioè, arrivandoci a logica, mi arriva in mente mi viene in mente questo. Però la Mustang, porca puttana, sempre usata. No, ma o quella del 99 era una belga e questa no. Io comunque quella del 99 ve la consiglio, beh, è troppo figa. No, vabbè, ce l'abbiamo fatta. Uscirla quel cazzo di merda di coso. I muri. Io odio i muri messi così. Che cazzo di. Perché li hanno messi? Li hanno messi per farti perdere poco prima dell'arrivo. Sono i figli di puttana. Ascolta. Oh mio Dio, povera piccola. Buona. Questa era brutta. Madonna, quando succede. Madonna, quando fa così. Mi fa incazzare. Colpisci un muro a 30 all'ora, boom. Cioè, ti scaraventa contro l'altro muro. Ma che cazzo. Curva. Russo vuol dire tua mamma troppia. Cazzo, mi ha attaccato al culo. Ci sono 100.000 euro in palio più il torneo. Devo cercare di tenere davanti a me. La merda. Il muro. Accidenti a loro. Lo vedo sempre dopo e mi cago tutte le volte addosso. Beh, 100.000 euro a me. No, sto circuito qua. Contro chi sarò? Sarò contro Tara, Nicolas, oppure contro Sam Frantic nella frenetica. Era per lasciare la suspense, ma non. Oh merda. Contro chi sono? Oh madonna santa. Sta rincoglionita, dai. Vuoi andare con quella cazzo di dojo? Ma levati, va. Oh, 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 brutta vaccona. Cicciona troiosa. Scusate, ma mi è venuta proprio distinto. Quella. Guardate che bella sta inquadratura. Allora poi uso questa. Madonna, stavo scherzando. Mette sull'ansia. Curva tanto di più con quella. E che figa del corpo. Tara, non mi rompere il cazzo, eh. Porco ano, che culo. Io ho ancora sta cazzo di freccetta sopra. Spero che voi non la vediate. Non è fastidioso.
Devo imparare ad andare. Io non capisco perché sono in sto gioco qua. Vado dalla parte opposta di dove c'è il corvo. Dosso lì, col cazzo di morati di due robe. Non capisco come mai. Negli altri giochi, tipo quelli di corse, tipo Race Room o roba così, che è strabello Race Room. Cioè, vado dove c'è il cordolo, la prendo all'interno, poi vado all'esterno. Che è come si dovrebbe fare. Invece qua no. C'ho un abbiocco oggi che fa paura. Che ore e ziri. Io non so neanche da quant'è che sto registrando. Boh, vabbè, meglio finire quel video. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate il video, iscrivetevi, seguite il canale e le playlist, ma soprattutto divertitevi. Bella a tutti ragazzi, al prossimo video di Jice 2. Bella!